Pensioni. INPS rilascia un nuovo servizio per la realizzazione del modello di dichiarazione reddituale. Vediamo insieme di cosa si tratta. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Ramona e in questo Focus Previdenza ci occupiamo di uno dei progetti realizzati da INPS e contenuto nel piano operativo del PNRR. Sto parlando del modello RED precompilato. Come sappiamo, ad alcuni pensionati spettano sia prestazioni assistenziali sia benefici economici, entrambi riconosciuti sulla base dell'importo dei redditi del pensionato stesso. Quindi ogni anno i pensionati devono dichiarare a INPS i propri redditi attraverso il modello RED. In alcuni casi è necessario dichiarare anche i redditi del coniuge e dei componenti del nucleo familiare. Ora, con il messaggio 4668 del 27 dicembre, INPS comunica la creazione del RED precompilato, un innovativo servizio che permette ai pensionati di avere dei dati già inseriti nel modello. Infatti, l'istituto mette a disposizione dell'utente tutti i dati reddituali e patrimoniali presenti nei suoi archivi. Ad esempio, i modelli RED degli anni precedenti, le dichiarazioni fiscali come 730, i modelli di certificazione unica e così via. In questo modo al pensionato non resta che accedere al sito INPS, sempre tramite SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliere la modalità precompilata di dichiarazione e decidere se confermare, modificare e/o integrare i dati già precompilati nel modello. Tuttavia, il RED precompilato non è ancora attivo. L'istituto infatti fa sapere che il servizio si potrà utilizzare in via sperimentale per la comunicazione dei redditi 2024, quindi riferiti al 2023, ma anche per la campagna RED Solleciti 2023, quindi per i redditi del 2022. In ultimo, l'istituto aggiunge due ulteriori innovazioni. La prima riguarda delle finestre informative con cui l'istituto spiega come procedere con la compilazione. La seconda, invece, è una chatbot interattiva. In poche parole, non è altro che una classica chat realizzata con l'intelligenza artificiale in cui il pensionato potrà richiedere aiuto su eventuali problematiche oppure spiegazioni aggiuntive sull'utilizzo del servizio. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.